si è aperta nel pomeriggio con un'assemblea dal titolo «Dalla legge Rognoni la Torre al nuovo codice antimafia, la due giorni mafia al nord», promossa da Libera. A introdurre i lavori Luigi Ciotti, Virginio Rognoni e Franco La Torre. 15 anni fa veniva approvato il testo di legge per il sequestro e la confisca dei beni ai mafiosi. Cosa è cambiato in questi 15 anni? Beh, molto di più, sono più gli anni, perché la legge che porta il nome di Pio La Torre, il mio allora ministro dell'interno, è del settembre 82, 30 anni fa, ed è una legge importante perché oltre ad aver inserito nell'ordinamento giuridico penale italiano il reato di associazione mafiosa, ha previsto la confisca dei beni del mafioso, che è una misura estremamente importante, perché se tu togli la roba ai mafiosi, fai perdere loro credibilità rispetto a quella, alla gente intimidita, fai perdere prestigio alla corporazione dei mafiosi. E già la voce degli stessi capi mafiosi in carcere dicono che togliere la roba, quindi beni, la ricchezza, il potere, il denaro fa potere, togliere il denaro e perdere, e quindi e questa è l'importanza della legge. E in agosto è stato approvato invece il nuovo codice antimafia. Qual è la sua opinione su questo testo? Ma intanto c'è una parte che deve essere ancora approvata. E bisogna essere molto vigili per vedere come poi gli istituti possono essere applicati. In realtà è un riordino delle norme sparse qui e là antimafia che vengono raccolte in maniera organica con qualche novità. Ora non sono molto a corrente per quanto riguarda le novità, io mi auguro che il legislatore provveda per quanto riguarda le novità da inserire in occasione di questo riordino delle misure antimafie il reato di associazione di concorso alla delinquenza mafiosa, concorso esterno, che per ora è un reato così, diciamo, inventato, ma giustamente inventato dalla giurisprudenza e dalla Cassazione. Occorre, mi pare, anche un testo legislativo a questo riguardo. La legge sul sequestro e la confisca dei beni ai mafiosi e poi la successiva legge sull'utilizzo sociale dei beni ormai è affermata in Italia. Che cosa è cambiato e qual è il significato di questo testo? Beh, innanzitutto mi preme ricordare che quel testo contiene anche l'inserimento per la prima volta nel codice penale del reato di associazione mafiosa. Non dimentichiamolo, anche perché fu quello strumento essenziale per l'istruzione del primo maxi processo alla mafia a Palermo e all'operato dei giudici della magistratura da quel momento in poi. Beh, questi due passaggi che sono stati ricordati, in particolare quello del riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati, si possono considerare tra i più importanti risultati nell'azione di contrasto alla mafia, perché la mafia, al di là di tutto, è un'associazione a delinquere che è finalizzata all'accumulo dei beni, e quindi più che il carcere, più che le pene detentive, al mafioso sta a cuore il possesso dei beni, e quindi la possibilità che la legge consente di toglierli, e non soltanto toglierli, ma restituirli alla comunità alla quale sono stati sottratti criminalmente, è per il mafioso la peggior offesa, il pugno più doloroso che potrebbe mai ricevere. Tra qualche giorno Libera consegnerà al Presidente della Repubblica oltre 1.200.000 firme per prevedere il sequestro e la confisca ai corrotti, una norma che era in qualche modo anche prevista nella legge precedente ma che poi di fatto non è stata mai attuata. Sì, bisogna dire che in questi 30 anni, quasi ormai 29 dall'approvazione della legge Rognoni La Torre, questo vuoto, come altri vuoti che quella legge auspicava che venissero colmati, l'autoriciclaggio, per dirne un'altra, lascia interdetti, perché fa pensare a una politica distratta,
la chiusura del cerchio con l'inclusione anche del reato di corruzione sarebbe stata, diciamo, un'ulteriore istanza conseguita, un risultato fondamentale. Il fatto che ancora una volta la società civile libera si fa interprete di questo tipo, diciamo, di esigenza è straordinariamente encomiabile, ma quanto Libera potrà ancora continuare, diciamo, a supplire a questa vacanza della politica? Sicuramente lo continuerà a fare. Farebbe piacere, insomma, vedere che la classe politica dimostri maggiore attenzione a questi temi, anche perché se non ti occupi di mafia, come si diceva, poi la mafia si occupa di te. A proposito di politica, è stato approvato il nuovo codice antimafia, è ancora in corso di discussione. Qual è il suo parere su questo testo? Beh, appunto, per esempio il codice antimafia poteva accogliere il reato di corruzione come anche altre, e non l'ha fatto nel testo pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale proprio da poco, non c'è alcun riferimento a questo. È stata un po' la montagna che ha partorito il topolino, perché del codice antimafia, cioè di un corpus che riunisse tutta la legislazione, ce n'era bisogno, perché nel frattempo noi abbiamo citato due leggi, ma ce ne sono state tante altre molto utili ad affinare gli strumenti di contrasto giudiziario alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Non è stato possibile. Questo Parlamento non è riuscito a fare, diciamo, uno scatto di dignità, al punto che tutto il libro primo contenuto nella proposta del codice, quello della definizione del reato, è stato dovuto scorporare perché, diciamo, merita un periodo di riflessione e di approfondimento. È un mezzo risultato. Come al solito bisogna essere ottimisti e vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto, ma allo stesso tempo grande è la preoccupazione per lo stato delle cose.